Siamo con Alberto Cavalli, Popolo della Libertà. Innanzitutto le dovute congratulazioni per la sua elezione in Consiglio regionale. Parliamo di questa elezione, parliamo di questo testa a testa fino all'ultimo tra Maroni e D'Ambrosoli e anche del suo successo personale. Qual è il suo commento a caldo dopo i risultati? Beh, il risultato di Maroni è stato molto lusinghiero, un successo netto, che ha dimostrato la sua autorevolezza. I Lombardi, insomma, gli hanno affidato convintamente il ruolo di presidente in questa nuova fase, in questa nuova stagione che si apre per Regione Lombardia. Insomma, vi sono tutte le condizioni perché Maroni parta col piede giusto, a partire dal risultato elettorale che è stato superiore al 40% e quindi forse superiore a quello che io stesso mi aspettavo. Quanto invece al risultato che mi riguarda, al conteggio delle preferenze raccolte nel Popolo della Libertà, naturalmente io sono molto soddisfatto, un risultato straordinario, assolutamente al di là di ogni mia speranza e convincimento, quasi 10.000 preferenze in una stagione così difficile è davvero un riconoscimento di fiducia, un atto di buona volontà, insomma, da parte dei bresciani che mi onora. Io naturalmente conto di ripagarli mettendoci molto impegno, non di meno, anzi, se ne sarò capace di più di quello che ho messo quando sono stato presidente della provincia. Cavalli, secondo lei quanto ha pesato il nome di Roberto Maroni in queste elezioni, quanto anche la promessa, del 75% delle tasse in Lombardia? Beh, credo che Maroni abbia dimostrato nei periodi in cui è stato ministro, penso ministro degli interni, ma anche ministro del lavoro, del welfare, abbia dimostrato un notevole pragmatismo, una buona capacità di governo e quindi che questo lo abbia molto aiutato. Ha svolto una campagna elettorale molto faticosa, girando la regione Lombardia, che non è piccola, in lungo e in largo. Insomma, si è presentato, mi pare, in tutti i territori, in tutti i mondi, in tutte le realtà nelle quali le varie persone si riconoscono. La sua personalità certamente ha contribuito a farci vincere. Quanto invece al disegno di trattenere di più fino al 75% delle tasse pagate in Lombardia, prodotte in Lombardia, beh, mi pare che questo sia un progetto raggiungibile e che secondo valutazioni non fatte dalla politica, ma da un quotidiano molto diffuso, si tratterebbe di trattenere sul territorio 16 miliardi di euro in più, che sono una grande risorsa. Ma quello che credo abbia più interessato i Lombardi è ciò che sta dietro questo importante, ma non unico, aspetto del programma regionale, e cioè la forte richiesta che il Nord venga rimesso in condizione di muovere la locomotiva. Noi dobbiamo fare tutto il possibile perché la Lombardia riprenda a crescere, la Lombardia è forse tra le regioni d'Italia quella che soffre di più, perché è la più competitiva, perché è la più esposta alla concorrenza internazionale, perché è fortemente industrializzata, oltre che ricca naturalmente di servizi, di commercio, di artigianato, ma insomma è la regione alla quale l'Italia si affida perché la locomotiva riparte e i vagoni che sono con la locomotiva ripartano con essa. Però in una situazione complicata come quella che si è delineata in Parlamento, come sarà possibile effettuare le riforme necessarie quando i numeri mancano, Grillo sembra non voler
dare nessun spazio di collaborazione e diciamo in Senato la situazione è critica. Guardi, io non ho chiesto di essere candidato al Senato, sono interessanti le sue domande, ma io non sono... Chiaro, però magari sicuramente lei avrà un'idea al riguardo. Sono un po' diffidente verso le discussioni in politichese. Mi piace l'idea di lavorare in Regione Lombardia perché ha i piedi per terra e in questo è coerente con la scelta che ho fatto in passato di essere un amministratore locale. Credo che tutto lo stivale riconosca che la forza produttiva economica finanziaria del paese sta nel nord e che tutto lo stivale si renda conto che se il nord non solo rallenta ma addirittura si ferma e siamo ai limiti di questa situazione, il danno sarà mortale. Questo è quello che mi interessa e per raggiungere questo obiettivo ho chiesto ai bresciani di votarmi. Sono grato perché mi hanno votato. Cavalli, un'ultima brevissima domanda. Il primo provvedimento da portare sul tavolo quando si formerà il nuovo consiglio e la nuova giunta? Lo chieda al presidente Maroni, io sono un consigliere.